Sì, abbiamo effettuato lo screening in quattro scuole, in quattro zone diverse della città di Salerno. Lo screening è stato effettuato grazie all'ecografia della tiroide, che l'ecografia è uno strumento, ricordiamo, semplice, non invasivo, innocuo, ripetibile, che dà delle informazioni fondamentali sulla struttura della ghiandola tiroide, cioè permette di riconoscere eventuali infiammazioni, quali le tiroiditi, oppure presenza di noduli, o addirittura di polso, che è l'incremento di volume della ghiandola tiroide. E questa giornata va avanti da 4 anni, è fondamentale perché grazie alla prevenzione si riescono a riconoscere nel nostro territorio, che è un territorio ricco di patologie della tiroide, con una incidenza elevata di questo tipo di problematiche, ebbene si riesce grazie a questa giornata a discriminare appunto le patologie succitate, soprattutto perché rivolto ai nostri figli, ai nostri studenti, in età tra i 10 e i 12 anni, e siamo riusciti a screenare, a valutare circa 300 ragazzi, sempre più rispetto alle scorse edizioni. E qui al Comune abbiamo la presenza di oltre 500 cittadini salernitani che tra poco daranno luogo all'incontro, dibattito sotto forma di tavola rotonda moderata da una giornalista, ossia un messaggio molto fruibile, poco tecnico, ma alla portata di tutti. Si parlerà appunto di malattie e patologie della tiroide.